Alle 11.33 mi chiedevo dov'era Aldo Rock, ma questa volta in realtà non ho avuto neanche bisogno di domandarmelo fino in fondo, perché è arrivato prima, ragazzi. Le cose a volte cambiano, non è che tutto sia destinato a essere sempre uguale. Uomo sta diventando uomo. Sto diventando tutto cuore, muscoli e cervello. Grande uomo, e ha più spazio di quanto ne abbia avuto mica ieri, che ha iniziato a 37. Buongiorno, buongiorno. Come stai? No, io sto bene, ma voi state benissimo. Siete, siete bravi. Come sono stati? Si sta rivolgendo a voi che ascoltate, voi, ragazzi. Certo, voi con la maglia arancione, voi che non eravate dei corridori, voi eravate il Gran Canyon. Cioè, sembrava il Gran Canyon. Ma quando? Cosa? Domenica. Domenica cosa c'era? La DJ Tech, tutti vestiti d'arancione. Sai che domenica tanta gente mi ha fermato, mi ha scritto, mi ha telefonato, milioni di persone, uno stress pazzesco per farmi complimenti. Ma io ho detto, ragazzi, non è merito mio. Il vero padrino di questa cosa si chiama Aldo Rock, perché se Aldo Rock negli anni 95, 96, l'ideologo, 97, è Gianfranco Miglio, sì, il Casaleggio. Il Casaleggio. Tony Negri. Il Tony Negri, bravissimo. Non mi avesse plagiato e portato a mano a correre. Ti ricordi quando andavamo a 25? Chi ha acceso il fuoco? Mettimelo su. We didn't start the fire. Sì. No, davvero, grazie a te abbiamo cominciato e poi, insomma, adesso la corsa non è più neanche non nostra. È nostra. La corsa è vostra. Della gente che la corre. La corsa è vostra. Vi siete impossessati di una metropoli. Avete inserito quello che dicevo ieri, nella caotica disciplina avete inserito il migliorarsi, perché l'addestramento non finisce mai. Bene. Oggi bisogna essere migliori di ieri e domani migliori di oggi. Wow, grande. Senti, domenica scorsa, anzi sabato scorso, poi diamo spazio al nostro ospite di questa mattina che avrà sicuramente un sacco di cose da raccontarci, però due minuti sull'Ironman delle Hawaii, che rispetto alla DJ Ten, insomma, è un evento un filo più importante dal punto di vista internazionale, però un filo più complicato. Però ci sono più partecipanti alla DJ Ten, quindi guarda. Sì, questo è vero. No, c'è stato questo evento bellissimo, tecnicamente è stata una gara perfetta. Io ho seguito in diretta sul computer, in streaming, la frazione nuoto e c'era un mare che era una tavola fantastica, un mare piattissimo, sono partiti che era buio ancora e finché non sono usciti dall'acqua il sole comunque non era sorto in maniera definitiva. Ma hai presente la sensazione di nuotare sotto l'acqua? No. E bracciata dopo bracciata, uomo, è come sotto l'acqua? Sì, perché ogni tanto quando cerchi di andare forte tu devi tenere la testa sotto l'acqua, in questo modo vai più forte. Ecco, respirare quindi, pare brutto? No, devi respirare, però a un certo punto prendi il ritmo e senti in pratica il battito del tuo cuore, senti il tuo respiro, ma senti anche il mare, senti le onde, ed è una sensazione bellissima, è quella sensazione che tutti noi abbiamo provato prima di nascere, cioè nuotare, ed è bellissimo perché comunque è un ritorno alla natura e tornare, cioè io quello che consiglio a tutti, quando veramente l'uomo va in crisi, cioè quando ha dei problemi, quando avete dei problemi, l'unica cosa che potete fare è ritornare alla natura, cioè dovete tornare all'essenziale, a quello che eravate, spogliandovi di tutto, perché l'unica cosa che veramente serve è il tuo corpo. Il tuo spirito, il tuo cuore, quello è l'unica cosa che serve. Posso dirvi una cosa, ragazzi? Quando io sono molto stressato, giuro, una cosa seria, torno a casa e mi spoglio tutto nudo. Sì, questo che è vero. Certo, tu stai meglio, ma chi ti vede? No, non mi vede nessuno. però mi spoglio tutto nudo. C'è qualcosa di molto animalesco in questo. Ma non solo, ma c'è anche un ritorno a essere bambini. E proprio questo volevo dire. Cioè, l'apprendimento è. Tu osserva un bambino come apprende, no? Vivere un'esperienza, ecco, l'Ironman cos'è? È vivere un'esperienza. Il bambino tenta di salire sulla sedia, ok? Mm-hmm. Tenta di salire sulla sedia e non ce la fa. Quindi cosa fa? Medita, riflette, ok? E impara da questa esperienza. Poi cosa fa? Riprova, fa di nuovo un test e ce la fa finché sale sulla sedia. Questo è diventare ogni giorno meglio di ieri. Questo è crescere.
Certo. Questo vuol dire come si dice, migliorare. Questo vuol dire occhio. Questo vuol dire migliorare. E secondo me un'esperienza come può essere il triathlon, quando non l'hai mai fatto, è un'esperienza, è vivere un'esperienza. Una cosa tecnica: la gara è stata vinta da un belga che si chiama Frederik van Lierde, che l'ha completata in, aspetta che ti dico anche quanto, 8 ore 12 minuti e 29 secondi. Questo ti fa capire che mi sembra un filo veloce. Sì, no, ti fa capire che il clima era buono, che quindi il mare era calmo, che non c'era tantissimo vento in bicicletta, perché quando c'è il 51 vento, 51 minuti a nuoto, normale. Sì, normale, cioè, normale. Per loro, però intende. In bicicletta 4 ore 25 in bicicletta, sì. 180 km. Esatto, è un buon tempo, vuol dire che il maratona 2 ore 50. Kona, questo vento intenso non si è alzato e quindi hai fatto un buon tempo. L'hai chiamata e Alex subito te l'ha fatta partire. Questa è una canzone di Billy Joel di un po' di anni fa che si intitola proprio We Didn't Start a Fire. Noi non abbiamo aperto il fuoco. Billy Joel, noi non abbiamo cominciato, dice Billy Joel. We Didn't Start a Fire, una canzone bellissima di una ventina d'anni fa, l'avete appena riascoltata, cioè, su Radio DJ. Sono passati 20 anni. E anche di più, credo. Non stiamo a indagare, che non è il caso. Guarda che bel ragazzo, cuore, muscoli e cervello. Cioè, non c'è neanche un filo di grasso. Un figo pazzesco, eh. Guardate, ragazze. Ciao Ale, bentornato a Radio DJ. Ci siamo lasciati, pensa, in una giornata di pioggia alla Blade Runner. Dove? Ad Hyde Park. Lui usciva ai mondiali di triathlon. A Londra. Lui usciva dalla zona cambio già con la tuta, bellissimo, elegante, e questi ragazzini messicani che volevano l'autografo, come se fosse veramente come se fosse Ricky Martin. Sì, esatto, messicano. Cioè, io mi sono chiesto messicano. Fallo parlare un pochino. Buongiorno Ale, buongiorno. Come stai innanzitutto? Buongiorno a tutti. Ciao. Abbiamo parlato prima di Ironman, ti faccio subito una domanda. Sì. Perché la sensazione che abbiamo tutti noi, insomma, in maniera un po' superficiale, è che triathlon e Ironman siano la stessa cosa. In realtà sono molto diversi. Mi viene in mente una cosa che mi disse una volta Jenny di Napoli, che era un grandissimo atleta italiano, record man mondiale anche dei 1500, insomma, comunque uno che correva con un'eleganza pazzesca. Lui mi disse: a me vedere Polter Gatt che fa la maratona e che per fare la maratona corre così male mi fa male al cuore, perché Polter Gatt arrivava dalla pista e per riuscire a durare così tanto aveva dovuto, diciamo così, ammorbidire un po' la sua corsa e quindi anche un po', come dire, sedersi. I triatleti sono talmente forti che quando fanno l'Ironman devono un po', come dire, diventare un po' più scarsi per riuscire a coprire una distanza di quel genere. Più o meno il paragone è questo. Beh, diciamo, non dico che scarsi è un termine sbagliato, no, ovviamente. Ci può stare, ma assolutamente, nel senso che sono due mondi completamente diversi. Infatti, come hai detto te, io sono mi cimento nella distanza olimpica, mentre un Daniel Fontana, nostro atleta di punta nell'Ironman, si cimenta in quella distanza che è completamente diversa. Sono due tipo mondi. Calcio e calcetto, ecco, per capirci. Sì, calcio e calcetto. Pirlo che gioca a calcetto. Diciamo, ma ci sono delle varianti anche tecniche, ecco, magari. Diciamo, insomma, che con l'età, come per i keniani che iniziano a fare cross, il cross sarebbe la corsa campestre, oppure gli 800, i 1500 in pista, per poi passare ai 10.000, con l'età un buon triatleta di distanza olimpica può diventare prima un buon mezzo Ironman. Ma infatti c'è tempo, e insomma, poi no? Anche un Ironman. E la dimostrazione è che quest'anno a Londra Gomez, se non sbaglio, ha vinto sì il campionato del mondo, ma ha vinto anche qualche mezzo Ironman da qualche parte. Certo, assolutamente. Quindi, ma in effetti noi siamo capaci di cimentarsi anche nel mezzo Ironman, non nell'Ironman, perché è la distanza più lunga e non ci arriviamo. Però avrebbe un impatto anche distruttivo, diciamo, sul vostro fisico, no? No, assolutamente. Perché di gare di triathlon tipo l'olimpico tu quante ne puoi fare in un anno? Ma io ad alto livello ne faccio una decina. Una decina. Allora, Ironman ne fa uno o forse due. Ti prego, vuoi riprendere le distanze? Io non me le ricordo mai. Oh, l'olimpico è quello di cui classico, 1500 nuoto. Signore di Voghera, 40 quello di io bicicletta. È casalingo di Voghera. Aspetta, veramente. 1500 di nuoto, 40 di bicicletta, 10 a piedi. L'Ironman è 3,8 di nuoto, doppio. 180 di bicicletta,
quindi 180 contro 40 e la maratona, cioè 42 contro 10. Quindi lui sta dicendo mi spacco tutto. L'Ironman è quattro volte un olimpico. Senti, tenendo presente anche un'altra cosa, che nel circuito del campionato del mondo quest'anno, oltre a esserci stati degli olimpici con questa distanza, ci sono stati degli sprint, se non sbaglio. Che è ancora più corto. Che è ancora più corto. Veloce. Quindi diciamo... Domanda da bambino. No, domanda da bambino. Dai, bambinaci. Ce la faresti a farlo l'Ironman? Se volesse sì, credo, no? Cioè, guarda, ma tutti possiamo farlo. Tutti possiamo assolutamente farci. Sì, è solo che allora è come perché no? No, ma assolutamente hai mai nuotato 4 km? Beh, tutti gli allenamenti lo fa tutti i giorni. Ne faccio 5, 6, anche 7 chilometri? Sì. In piscina, certo. E quindi ce la fai? Sì, ne nuoto. Poi nella bici non è che hai mai fatto 200 km di bici? Le hai mai fatti? No, al massimo sono arrivato a 130. 130, vedi, quindi insomma siamo sulla strada. Soprattutto, ma non... hai mai fatto una maratona? Una maratona? No. Mai fatto una maratona? L'ho fatta io, che sono una pippa. No. Scusate, io voglio, una mezza. Io voglio dire questo, il triathlon è un po' come la vita, cioè tu non devi pensare alla vita come qualcosa, la vita è fatta di momenti che si susseguono. Capisci? E quindi questa è la vita. E anche un Ironman. Tu devi vivere l'attimo, non pensare a prima né a dopo, ma migliorarti. Si chiama Desert Trip questa canzone, questa era Jonathan Wilson, mancano 10 minuti a mezzogiorno. Mi diceva Alex che avete preparato una base musicale su cui vuoi raccontarci qualcosa. Non voglio rovinarti la sorpresa, sì, no, però fammi fare il regista. Sì, no, io vorrei, invitare quelli che sono venuti domenica alla DJ Ten, quindi questo popolo bellissimo, magari non tutti, però domenica ci sarà per la Fondazione Laureus, e ricordiamo la Fondazione Laureo si occupa di questo disagio giovanile, chiamiamolo così. In tutto il mondo. Quindi sono delle persone fantastiche, hanno una presidentessa che mi chiama tutte le sere per ricordarmi. Anche una macchina da guerra. Saluto. e quindi niente, vorrei invitarvi a questa gara che si terrà domenica alla DDS, sì. Sarà una gara DDS che è a Settimo Milanese. Quindi è una doppia distanza, il super sprint e lo sprint. Vorrei che Alessandro ci spiegasse le distanze. Beh, appunto, ormai ha detto tutto Aldo, in effetti no, ci sarò anch'io in questo triathlon Laureus perché appunto sono un ambasciatore insieme a tanti altri sportivi italiani e non. E saremo lì che faremo questa gara per questi ragazzi che sicuramente li aiuteremo con lo sport. Le distanze saranno appunto un super sprint che saranno 400 metri nuoto, 10 km bici, 2,5 di corsa. Ragazzi. Esatto. 400 giochi senza frontiere, senso che vai come un pazzo lì. Si chiama triathlon promozionale anche promozionale, questo, ma c'è un modo per farlo. Però immagino andiate come degli invasati lì. No, ma lui fa lo sprint che è un pochino più veloce. Sì, è un pochino più veloce, ma sono il doppio delle distanze, quindi 750 metri di nuoto, 20 km di bici e 5 di corsa. Ma domenica è una festa, è questo il bello, perché siamo insieme per far scoprire il triathlon, ma per aiutare questi ragazzi per quindi direi che perché non provare? Vieni. Prima hai detto una cosa, vieni e metti la prova. Metto lì un cartello, quelli che il calcio sono a fare il triathlon. Così. No, su, a quelli del calcio tu devi fare questo, devi iniziare a cantare, devi iniziare a spiegare che nell'universo l'unica cosa, l'unico angolo che si può migliorare è il nostro angolo, siamo noi stessi. E il triathlon di domenica serve a questo, serve per correre, per nuotare, per pedalare. Keep on running, keep on running, keep on running, canta con me. Keep on running. Così mi piace. Domenica mattina, Settimo Milanese, DDS, il triathlon Laureus per chi volesse avvicinarsi. Uomo, cosa oseresti fare se non fallissi? Un triathlon, quello devi fare. Grazie Alessandro, in bocca al lupo per tutto. Repi, grazie. Buon weekend.